San Marcando 2011, aperto i battenti, ovviamente due weekend, compresi giorni della settimana, Fiera di Montichiari, sempre presente, sempre attenta a questo settore, con due appuntamenti nell'arco dell'anno. Questo è il primo, ovviamente il sindaco Elena Zanora non poteva mancare, non c'è l'apertura ufficiale, l'inaugurazione ufficiale, però c'è questa visita ormai resa ufficiale, anche perché ormai sappiamo che le fiere vengono aperte così. In famiglia con una visita simbolica. È proprio così perché, come sempre, noi crediamo nella realtà della presenza e quindi poco nel semplice taglio del nastro. I tagli del nastro sono importanti, servono, ma serve molto di più l'impegno che tutto lo staff mette nell'organizzazione di tutte le fiere. Ormai abbiamo superato da tempo le 20 edizioni, ci avviciniamo alla 25esima, sono ancora 100 gli espositori. Anche in un momento così difficile, quindi vuol dire che il centro fieristico, il centro Fiera del Garda di Montichiari ha una grande forza, ha la forza della tradizione nelle fiere importanti e questa è una fiera importante, abbiamo visto già da ieri, dall'altro giorno un grande afflusso di pubblico, io auguro molta fortuna agli stendisti, agli espositori e ricordo comunque a tutti coloro che vorranno venire a visitare questa fiera che si tratta di beni rifugio perché queste opere d'arte, questi mobili, tappeti, gioielli sono comunque un acquisto importante, vendibile e rivendibile che nel corso degli anni assume e continua ad aumentare il proprio valore. Auguri a questa fiera e alla prossima edizione. Così, come dicevamo, questa è una delle prime dell'anno. Ovviamente si apre il periodo fieristico perché nei prossimi settimane, nei prossimi mesi ce ne saranno praticamente quasi tutte le settimane. Il polo del fieristico Montichiari quindi regge bene e è sempre all'avanguardia a livello regionale anche. Regge molto bene il polo fieristico e stiamo preparando due grandi fiere che riguardano il settore agricolo e alimentare, Aliment appunto, e la fiera agricola che per noi ormai assume anche come cittadina un rilievo molto molto elevato. Il centro fieristico con tutto il suo staff è a lavoro da tempo perché gli espositori anche per queste fiere saranno veramente numerosissimi e le richieste sono state tante. E anche per questa fiera addirittura 10-15 stendisti non hanno trovato spazio perché la fiera era già satura.